E quindi iniziamo subito con il nostro ospite Giacomo Campiotti, che tutti voi conoscete, il quale ora ci offrirà anche un percorso con delle immagini, però magari gli chiederei subito un po' come è entrato nel mondo della cinematografia, l'esperienza, evidentemente già qualcosa covava dentro, ecco, un piccolo tratto autobiografico con la semplicità di chi parla di se stesso. Va bene, grazie. Buongiorno a tutti. Sono contento di essere qui, grazie dell'invito, Watanka ai ragazzi. Ma io sono arrivato al cinema per caso, dunque volevo fare il medico, la verità è quella, fino a 17 anni volevo fare il medico, poi a quell'età ho capito che se avrei dovuto studiare per altri 5-6 anni, stare in famiglia, invece avevo proprio una voglia di partire, di insomma, iniziare a vivere le grandi avventure, per cui ho ripiegato su fare il maestro e alla fine non ho fatto né il medico né il maestro, però poi il destino, chiamiamolo destino, ha voluto che comunque nei miei lavori di regista io abbia parlato di ospedale, di dolore e di educazione tantissimo, ho fatto tantissimi film su questi argomenti. Perché credo che il nostro lavoro è fondamentale, cioè la forza che ha l'immagine, cioè tutti i lavori dei media, ma soprattutto chi lavora con l'immagine, ha in mano un potere enorme nel bene e nel male. E penso che ci sia pochissima consapevolezza e anche pochissimo dibattito ancora, anche tra i miei colleghi registi, tra gli sceneggiatori, sulla responsabilità che noi abbiamo in quello che facciamo, no? Io ovviamente sono contro alla censura, ma sono assolutamente favorevole all'autocensura, cioè credo che le persone dovrebbero rendersi conto di quello che stanno facendo, no? Se chiedete al pubblico, alle persone, l'ultima volta che hanno pianto o che hanno riso moltissimo, molto probabilmente ti diranno davanti a un film, in televisione, no? Ecco, o al cinema. Ecco, per cui a un certo punto io ho tantissime idee, tantissime storie nel cassetto, ma ho iniziato a incontrare qualche santo e ho capito che con gioia avrei messo a disposizione quello che so fare per dare voce a questi grandi personaggi che hanno qualcosa da dire più importante di quello che avrei da raccontare io, diciamo. E ho avuto la fortuna di fare il film su San Giuseppe Moscati, che è un grandissimo medico scienziato e che sarebbe benvenuto in questo, sarebbe forse al tavolo della presidenza proprio per la sua vita, per tutto quello che ha fatto. Ecco, spero che voi conosciate questo personaggio e se no guardatevi il film, non tanto perché l'ho fatto io, ma perché racconta questa storia incredibile di quest'uomo che tra l'altro a un certo punto lui scrive e dice: il dolore è un grido dell'anima. Ecco, lui come medico non ha mai dimenticato di avere davanti a sé non dei corpi ma delle persone, delle anime, no? E questa è la chiave di lettura un po' di tutto, penso, di perché siamo qui oggi, no? Ecco. E lui l'ha fatto sempre in maniera incredibile. Poi sono contento di poter dire, dopo questa bellissima lettera del nuovo presidente della CEI, ho fatto un film su San Filippo Neri, quindi oggi è suo onomastico, tra l'altro, vi voglio dire. Di San Filippo e quindi poi ho fatto un film sul maestro Manzi parlando di educazione, che è una specie di santo laico, diciamo, i più anziani se lo ricordano, una persona che ha fatto del bene, ecco. Tra l'altro poi ho scoperto dopo che ho fatto il film, perché è una cosa, anche questa non si sa perché, tenuta segreta, che era una persona religiosissima, molto spirituale, e nei libri non viene detto, come anche Maria Montessori non viene detto, ma era una persona invece di profonda spiritualità. E poi ha fatto Bianca come il latte, Rosso come il sangue, che parla del tema del dolore, della malattia, della morte, e quindi sono iniziato a avvicinarmi a questi temi. Mai nella vita avrei pensato di fare una serie televisiva, perché mi sembrava abbastanza faticoso fare un film, sufficiente fare un film per volta e quindi fare 6 film, 8 film in fila, finché mi è arrivata questa proposta di fare questa idea di braccialetti rossi. Era stato già fatto in Spagna, diciamo, con risultati così, e niente, ho capito che era un progetto molto rischioso, pericolosissimo, e però ho pensato di buttarmi, perché pensavo che era necessario, cioè parlare di qualcosa che oggi è un tabù, no? Perché il dolore e la morte nella nostra società non hanno spazio, oppure ne hanno pochissimo,
o se ce l'hanno, ce l'hanno in una maniera molto falsa, no? Appunto, in televisione, se noi giriamo il telecomando, dicono che si possono vedere in una giornata 300-400 morti ammazzati, ma no, nei film, nei telefilm, ma poi subito poi si cambia, si passa un'altra inquadratura, no? Non parliamo poi dei videogiochi, ma è tutto come se fosse un gioco, tant'è vero che poi tanti ragazzi pare che non riescono più neanche a riconoscere quello che è un gioco e quello che è la realtà, no? Ecco, noi sappiamo chi, soprattutto voi che lavorate, penso molti di voi che lavorano negli ospedali oppure con i malati, appunto, invece cos'è il dolore, no? Cos'è la morte, cosa lascia dietro il lavoro che va fatto per comprendere, no? Per elaborare questi temi grandissimi. E però mi sembrava appunto molto importante avere questa occasione di poter parlare anche al grande pubblico di queste cose, no? Perché oggi se non sei bello, se non sei sano, se non sei ricco, così, no? Siamo in un momento incredibile, no? Dove le persone addirittura cercano quasi l'immortalità, no? Non si vuole più invecchiare, si vuole avere molte vite, no? Tramite i social network uno ha 10 profili, boh, io ne ho uno solo, non lo so, due anzi, no? E già mi bastano. Invece oggi, no? Tutti appunto siamo così... immersi in un mondo che mi sembra che stia un po' velocemente andando, perdendo di senso, ecco, no? Per cui benvengano i convegni, benvenga il parlare di questi temi, che sono i temi fondamentali dell'uomo, no? Perché poi se parliamo di dolore e di morte, diciamo che bene o male, comunque è anche forse l'unica certezza che ci aspetta, no? La morte, che spesso poi è legata comunque anche a un dolore, se non altro un dolore del distacco, no? Del dolore dell'anima, se non quello fisico. Quindi sono temi che io sento fortemente e avrei tantissime cose da dire, ma passerei ai braccialetti. Devo dire che appunto il cinema può essere, il cinema e la televisione possono essere cinema di denuncia, no? Anzi, il cinema italiano è stato grande cinema di denuncia, che penso che abbia la sua utilità, no? Ecco. Io penso che il cinema possa essere anche ispirante, cioè che uno possa raccontare anche delle storie che possano, che quando finisce il film non è che dici cavolo, vedi, è tutto uno schifo, vedi, sono tutti cattivi, è tutto qua, che ti lascia poi depresso, no? Anche se racconta di realtà vere, ma capito, parlare proprio al cuore dello spettatore, no? Parlare, cioè raccontare che comunque, come io penso profondamente anche nella mia vita personale, che comunque dietro ai problemi, è facile dirlo a una persona che è come me relativamente sana e tutto, però lo credo fermamente, quindi lo dico lo stesso, che comunque che dietro ai problemi ci sono sempre delle occasioni, no? Che tutte le cose che ci arrivano sono un mistero sicuramente, perché no, davanti al dolore, davanti alla morte di un bambino, per esempio, appunto, c'è solo il silenzio, cioè, è un mistero, voglio dire, per chi non ha fede e soprattutto anche per chi ha fede, ci sono delle domande che solo nel silenzio del cuore uno può provare a rispondere, secondo me. E non sono le leggi che lo possono fare, ma però appunto c'è sempre la libertà di scegliere, no? di capire quello che ti succede e di provare ad andare oltre. Ecco, con i braccialetti rossi io ho provato a dare enfasi a questa cosa qui, no? Per esempio ho trattato questi ragazzi che avete visto non come dei malati, ma li ho trattati, ovviamente sono malati, sono in un ospedale, ma mi sono approcciato a questa storia come se fossero, non so, in un collegio, oppure in una gita di scuola, oppure a un convegno, non lo so, in un luogo, no? Perché noi, le persone malate, sono malate, ma continuano ad essere anche mille altre cose, no? Diciamo, siamo noi che li vediamo spesso come malati e basta, oppure il sistema, no? Non si sa come, ma chi va in ospedale è come se mettesse la propria vita in pausa, no? Sono lì, tu li vedi, che li vagonzolano per i corridoi, sono intristiti, con i cellulari, in silenzio, impauriti, vergognosi, cioè proprio è come se la loro vita tutta si bloccasse, mentre invece noi sappiamo, poi potrò raccontare anche che ho avuto esperienza, che comunque tu sei malato, ma soprattutto quando sei ragazzo, ma molto di più anche quando sei persona, continui a essere fratello, padre, genitore, figlio, vuoi innamorarti, vuoi andare a scuola, non vuoi andare a scuola, vuoi litigare, vuoi amare, no? Quindi cerchiamo, io ho raccontato questo, ho fatto un brevissimo assunto velocissimo dei temi dei braccialetti, mettendoli in fila per raccontare anche una piccola storia su cui poi dopo ritorno, diciamo così, ho scelto soprattutto il rapporto all'interno dell'ospedale dei ragazzi, no? Avrei potuto continuare sul rapporto medico-paziente e famiglia-paziente, che è altrettanto importante, ma lo farà forse qualcun altro meglio di me dopo. Se abbassiamo le luci, o prossima puntata. Grazie. Abbiamo fatto 18 puntate.
da 100 minuti l'uno, quindi questo è proprio soltanto piccoli spunti, no? Per vedere appunto questo Vale entra in ospedale e vedete la mamma, no? La mamma com'è, tutta apprensiva, tutta spaventata. Quindi il ruolo dei parenti, sappiamo quanto è importante, no? Come siano i genitori, come siano soprattutto i genitori dei bambini, ma anche tutti i familiari dei malati, no? Hanno un ruolo fondamentale, importantissimo. Devono trovare in loro, prima di tutto, in loro, no? L'energia per poter sostenere la persona malata, che non è facile assolutamente, no? Noi abbiamo molte altre scene in cui si capisce appunto la difficoltà enorme che c'è, perché spesso poi queste famiglie sono lasciate sole, no? Non hanno un supporto, non dico psicologico perché è una parola che non mi piace, parlo di una cosa più profonda, direi proprio spirituale, no? Perché questi avvenimenti che succedono, la malattia, la morte, sono, come dicevo prima, sono i grandi temi della vita che ci obbligano a una riflessione profonda, no? E l'unica risposta che si può dare è la risposta del senso, di trovare un senso della nostra esistenza sulla terra, se no c'è solo disperazione, non c'è nessuna risposta, se no. Ecco, Leo invece ha un'altra attitudine, no? Leo cosa succede? Leo appunto reagisce, no? Perché davanti a quello che ci succede noi abbiamo appunto la possibilità o di soccombere oppure di pensare che dietro a ogni avvenimento c'è una risposta, no? E la nostra. C'è chi dice, chi ha detto che nessuno è nato sotto una cattiva stella, ma c'è qualcuno che non sa guardare il cielo, no? Perché poi appunto entriamo poi nel concetto anche di cos'è di normalità, di malattia, cioè dove inizia la malattia, dove finisce, no? Siamo tutti limitati, no? E le persone, e tutti si lamentano a tutti i livelli, no? Poi quando entri in un ospedale o quando entri nel reparto di oncologia, ovviamente capisci che qualcuno ha più ragione di lamentarsi di altri, però proprio noi dobbiamo così superare, proprio ristrutturare completamente quello che ci succede, no? Cercare di dare una lettura diversa, prima personale, perché per esempio le persone che sono malate spesso hanno moltissima rabbia, sono piene di rabbia, sono piene di frustrazione, no? E quindi aiutarli appunto ad andare oltre a questo sentimento. E l'unica risposta è proprio nel trovare, come dicevo, nel senso della vita, perché appunto, per esempio, nel fatto che noi quando una persona si considera solo un ammalato, punto e basta, già sta facendo una limitazione, no? Che non è vero che sei solo un ammalato, continui a essere mille altre cose. E lo stesso un dottore, quando dice no, guarda, per lui non c'è più speranza, dice una cosa che appunto che limita l'esperienza che sta facendo quella persona, no? In quel momento lì. Io ho letto qualcosa di Viktor Frankl, che è uno psichiatra ebreo, che stava in un campo di concentramento e gli hanno ucciso tutta la famiglia, i figli, la moglie, e lui, potete immaginare cosa ha sofferto, e poi più di una volta l'hanno portato anche lui ai forni e poi invece quando arrivava lì lo utilizzavano per aiutare a pulire, a fare, per cui insomma stava veramente impazzendo. E poi a un certo punto lui lo scrive poi dopo, ha riflettuto su quella che lui chiama, un giorno che era nudo, disperato, proprio sull'ultima delle libertà umane, che è un principio fondamentale relativo alla natura umana in tutte le sue esperienze, cioè che fra la realtà e la risposta l'uomo ha sempre la libertà di scegliere, no? C'è sempre una libertà di scelta, anche in quella situazione così terribile. E allora lui a un certo punto ha detto, io posso o soccombere col dolore, con la rabbia, con l'odio verso queste persone, oppure posso provare, e questo succede quando hai la capacità di guardare un po' le cose da lontano, no? Uscire da questo, dalla grandissima emozione, la paura, la rabbia, uscire dai sentimenti e cercare un po' più profondamente in te, con l'aiuto poi di qualcuno, il senso delle cose. E lui ha iniziato a pensare, va bene, io questo devo utilizzare questa mia esperienza che faccio per cercare di capire l'anima umana, come osservatore. Ha iniziato a pensare di essere un osservatore, si è immaginato, ha visualizzato i suoi studenti, lui era un professore universitario, e ai suoi studenti ha detto, adesso io studio queste persone, questo per raccontare com'è l'animo umano, a che punto può arrivare l'animo umano. E quindi lui ha iniziato, diciamo, senza più odio, a raccogliere, a osservare quello che succedeva intorno a lui, con i nazisti, ma anche tra i suoi, tra le persone, tra gli ebrei, quello che succedeva, la solidarietà, la non solidarietà, tutti i sentimenti. E poi lui è sopravvissuto ed è ritornato a fare professore e ha potuto poi dare un incremento fortissimo ai suoi insegnamenti e ha portato ispirazione e luce a tantissime persone, ecco.
quello che anche Braccialetti fa vedere poi è la relazione, no? Come ha detto sempre il presidente della CEI, ha detto subito il rapporto, il problema del malato va presentato in un panorama comunque di relazione tra malato e il dottore. Braccialetti ha tantissime scene in cui i dottori, diciamo, si avvicinano ai malati in una maniera diversa, no? E anche questo è stato molto ispirante, perché in tanti ospedali poi le cose sono iniziate a cambiare, perché tante persone hanno iniziato a dire: ma scusi dottore, perché lei non può fare come si vede nei Braccialetti, fermarsi 5 minuti, guardarmi negli occhi, no? Poi sappiamo che i dottori hanno la vita dura, cioè che hanno tanti pazienti, devono correre, fanno, insomma, spessissimi dottori, quasi sempre sono dei grandi eroi, no? Però a volte l'atteggiamento, appunto, è un po' tosto, un po' duro, no? Quando poi abbiamo sempre Giuseppe Moscati, che da scienziato dice, a un certo punto lui scrive, e lo dice un grande scienziato, pensate che questo dottore napoletano del 1800 è stato uno dei primi, il secondo in Italia a usare la penicillina. Lui era in contatto con un'università americana e scriveva, si faceva andare la penicillina. Lui da scienziato scrive che è più importante della ricetta e del medicinale che tu dai al malato, è più importante come glielo dai. E ripete, non lo dice un regista oppure una suora, un prete, uno così, lo dice uno scienziato. Lui da medico dice: è più importante il rapporto, la relazione. Ecco. Sono stato in vari convegni, adesso sono stato in un convegno recentemente a Bologna, all'università e al Bell'Area di Bologna. Hanno, come i Braccialetti, chi l'ha visto, nella terza serie, i ragazzi fanno una web radio tra di loro. Adesso l'università e l'ospedale stanno facendo una web radio per gli ammalati, gestita da loro, che non è fatta da volontari come volontariato, ma è fatta proprio a livello scientifico, perché ormai è risaputo, ormai anche la medicina si è accorta, sa che comunque quando le persone stanno bene, quando una persona comunque ha la sua qualità della vita migliora, anche le risposte, proprio le risposte sanitarie, sono diverse, no? Per cui il problema della malattia va centrato nel problema dell'uomo, nel suo benessere, e il benessere dell'uomo non è legato soltanto al fisico, no? Conosciamo, abbiamo anche dei testimoni, credo che parleranno nei prossimi giorni, no? Di persone che malgrado i loro problemi sono riuscite a dare un senso alla vita e a vivere la vita molto più pienamente di tanta gente che, tra virgolette, è sana, ma non si rende conto del dono enorme che ha. Nel filmato abbiamo visto, appunto, no, come gli amici si fanno carico, condividono i momenti duri, no? Decidono di accompagnare tutti alla chemio, Leo, uno per volta, oppure fanno anche questa azione di dipingere murales. Queste sono tutte storie vere che noi abbiamo raccolto, che sono successe, poi abbiamo raccolto e messo nel film. No, ma come, appunto, lo spirito di gruppo, no? Grazie ai Braccialetti tanti ospedali hanno iniziato a aprire i corridoi, che non si sapeva perché prima i ragazzi non potevano magari incontrarsi con gli altri reparti, oppure non si capisce perché se una persona, diciamo, la sua salute glielo permette, non può uscire in giardino, no, e fare dei giochi insieme, continuare a fare delle attività insieme, no, o perché un ospedale non può essere costruito in un posto bello, no? L'ospedale Braccialetti Rossi è fatto in un livello bellissimo, e tanta gente ha detto: ah sì, però gli ospedali non sono così. Dico: vabbè, non sono così, ma perché? Ci sono tantissimi ospedali che hanno i giardini molto trasandati, no? Oppure non utilizzati, li utilizziamo solo per parcheggiare, e adesso, grazie anche a questo film, tante cose stanno cambiando, ecco. Io appunto, poi nell'ultimo filmato avete visto, c'è questa canzone che si chiama La Porta, no? Avete visto uno dei personaggi, che è Davide, tra l'altro era uno dei più amati dal pubblico, che muore, perché abbiamo deciso, appunto, anche lì, di nessuno se l'aspettava, forse appunto su Rai 1 di avere il coraggio di raccontare anche questo, e abbiamo raccontato, appunto, questa morte con una porta. Da lui questa morte viene accolto dalla mamma, che era morta nella storia quando lui era bambino, come tante persone, appunto, che hanno vissuto dei traumi di morte apparente, così hanno raccontato, e io ci credo profondamente, che comunque non è tutto qua, ovviamente, e che comunque forse saremo accompagnati nell'aldilà dalle persone che ci hanno amato, che ci hanno preceduto, ecco. Diciamo che quindi tutto il discorso della malattia e del dolore va contestualizzato, no, in un profondo tentativo di disegno, di senso della vita, ecco, che non può fare, per quello che mi riguarda, che non può prescindere dalla,
dal senso religioso spirituale di perché noi siamo su questa terra, ecco. Grazie a tutti. Grazie, grazie davvero per questa testimonianza che ha aperto il nostro convegno con l'occhio della cinepresa e che adesso si svilupperà anche con l'occhio delle testimonianze sul campo, ma che è utilissimo perché l'immagine in questo caso anche di un artista come è un regista, come sono le persone che sono coinvolte in una produzione cinematografica, riescono, possiamo dire, a enfatizzare nel bene e nel male quella che è la realtà. Quindi ci è sembrato utile dare un po' questo tipo di apertura. Nella mia relazione io faccio una critica molto serrata al disegno di legge sul fine vita e troverete anche le motivazioni. C'è però un aspetto positivo, che in questo disegno di legge viene detto che tutta l'informazione che il medico dà sul consenso informato è considerato tempo di cura. Cioè significa che lo stare col paziente, spiegargli che cosa significa quell'intervento, quella terapia, quelle controindicazioni, è dentro la professionalità del medico. Ecco, questo è un elemento in un testo che vedrete che la critica è forte, dura, per certi versi è anche radicale, però questo aspetto riconosce una professionalità, un ruolo del medico che, come diceva il nostro Campiotti, talvolta è preso da tante cose, ma che invece agli occhi del paziente richiede del tempo, è molto bella questa espressione, tempo di cura nel momento dell'informazione del paziente. Grazie, davvero. Grazie. Sono lieto che sono presenti anche un buon numero di giovani, ovviamente sono lieto che sono presenti le associazioni di Scienze Vita, i presidenti, perché questo è un po' un esempio di quelle scuole di biopolitica che vorremmo implementare sul territorio, che dovranno essere poi animate da formatori di una certa esperienza, come è un po' la spina dorsale di Scienze Vita, e magari dei giovani che un po' anche motivati possano aprire degli squarci nei confronti di altri, in particolare penso sempre ai giovani che oggi sono un po' obnubilati dalla tecnologia e anche da una realtà un po' virtuale. Molti di noi invece un po' convivevano anche nel tessuto sociale con tante vicende legate anche al dolore, all'esperienza, al racconto orale che veniva fatto. Oggi sembra quasi che invece c'è una realtà virtuale che è lontana, che invece talvolta non è una realtà virtuale, ma una realtà reale, eppure se non la si tocca con mano viene un po' rimossa, e quindi sarebbe importantissimo se piano piano anche nel mondo, penso noi stiamo facendo adesso un lavoro anche rispetto agli adolescenti, alle dipendenze, al tema della cannabis e anche a tutti gli effetti devastanti che ci sono, che fanno proprio parte non solo di uno stile di vita, ma anche con delle patologie che sono da questo punto di vista anche fisiche, e per riavvicinare anche su questi temi. Scienze e Vita del resto sopravviverà nei prossimi anni nella misura in cui riuscirà anche ad avere una presenza importante di giovani. Grazie davvero al nostro ospite. Grazie.